correndo fuori dalla città in moto. È solo qui che la sua mente riposa, quando la concentrazione è dedicata alla strada. In questi momenti è come sordo, incapace di sentire gli echi dei suoi problemi. Ad un tratto però qualcosa cambia, arriva di nuovo la follia e questa volta la moto sembra anticiparla. Un sussulto sulla strada e l'attimo dopo l'apparizione. Di nuovo lei. Come in un'attrazione magnetica, la moto sembra prendere velocità. Lei sembra bella e orribile allo stesso tempo. Ma l'occasione di andare incontro ai propri demoni è troppo forte. Proprio nel momento in cui avrebbe dovuto avvertire l'impatto, nulla. La sorpresa e tutta la tensione accumulata in quel momento sembra far scoppiare la strada sotto la moto. Merda! Devo essere completamente andato se continuo a vedere questa roba. Ne ho le palle piene. Incredulo. Non si trattava di una visione. Lei ora lì, inerte, gli sembra più che reale. Nella sua testa la consapevolezza di quell'attimo arriva come un lampo. Per la prima volta lei è così vicina e si presenta davanti a lui la possibilità di toccarla e di sentirla viva. L'attimo dopo quella stessa possibilità si trasforma nella volontà di vederla sparire dalla sua mente. Il potere di distruggere i propri demoni è un evento raro. In un attimo tutto va in frantumi. E il coraggio ora diventa orrore. We'll be right back.